Poesia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Flavia, ma un romanzo è un po' come un motivetto che ti rimane nell'orecchio? Quante volte da bambini abbiamo inventato una lingua tutta nostra, un alfabeto privato che conoscevamo soltanto noi. Mia sorella in questa era una fuoriclasse. Aveva notato su un quaderno il significato di ogni parola. Parlava una specie di dialetto che neppure io capivo, con tanto di punteggiatura, verbi, avverbi, sostantivi, diminutivi, abbreviazioni. I bambini, si sa, rinominano il mondo e solo così, forse, imparano a starci dentro. Lo rendono inoffensivo e al tempo stesso più vivo di quanto sarà mai più. E imparano quelle parole, così come imparano a parlare, perché gli rimangono nell'orecchio. Io credo che sia un po' la stessa sensazione che si prova a volte con un racconto o un romanzo. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita, la punta della lingua compie un breve viaggio di 3 passi sul palato per andare a bussare al terzo contro i denti. Lolita. È uno degli incipit più famosi della storia della letteratura. Parliamo di un capolavoro e proprio per questo ha dell'indimenticabile. Ma credo che ce ne ricordiamo un po' come ci ricordavamo di Abracadabra da piccoli, e cioè per il suono che fa nella nostra testa. È quello che accade con certe poesie, o con un racconto, un romanzo, di cui ricordiamo frasi intere, interi passaggi. Li sappiamo a memoria, a volte ne ignoriamo anche il significato, o lo mettiamo a fuoco solo se costretti. Se il romanzo, tutto sommato, poi è scadente, ricordiamo solo quelli. Della storia non c'è più traccia. Proprio come ci capita col tormentone dell'estate. Non sappiamo neppure perché continuiamo a fischiettarlo, solo a pensiero, fermi un incrocio, perché ci svegliamo con quel ritornello nell'orecchio. Fatto sta che continua a tormentarci. È per il suono che fanno quelle parole, l'ordine con cui si inseguono l'una con l'altra, come grani di un rosario. Sono quasi una preghiera, una supplica. E allora sì, io credo che il romanzo sia un po' come un motivetto, un ritornello che torna e ritorna, di cui è difficile scordarsi. E più l'autore sarà bravo a fischiettarlo, quel motivetto, più quella poesia, quel romanzo, quel racconto saranno indimenticabili, proprio come Lolita. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.